Un'annata a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video di The Evil Within. Ma ragazzi, prima di cominciare volevo dirvi un paio di cosette. Allora, mi hanno detto che la storia di The Evil Within è abbastanza lunga. Infatti un altro youtuber molto più famoso di me si è levato subito facendo ogni video da 1 ora, 50 e 40 minuti. E si è levato in, se non mi ricordo male, 12-13 episodi. Quindi ragazzi, che ne pensate di questa idea? Io questo video lo faccio di 1 ora, minimo 50-40 minuti. E sotto nei commenti mi fate sapere se vi va di vedere video di The Evil Within abbastanza così lunghi. Quindi ragazzi, quello che vi dovevo dire l'ho detto e ora incominciamo ad andare. Che ragazzi, se vi ricordate l'altra volta ci eravamo fermati al punto dove avevamo ucciso quei due modelli da Abercrombie e io avevo visto liquido cerebrale. No, non avevo visto liquido cerebrale. Avevo visto sta casa che volevo esplorare. Teddy si sparta. Ok, altro liquido cerebrale. Appena troviamo uno specchio ci andiamo a potenziare questi, sì, fiammiferi. Poi qualcos'altro? Trappola. Castellanos, fai la tua magia. Bravo. La sua abilità è disattivare le trappole senza neanche toccandole. Ci servirà sta abilità. Un altro di si Sparta. Poi avevo visto una stanza qui. Oh, droga, quella serve sempre. Munizioni, anche queste ce ne abbiamo bisogno. E qui armadio. Qui c'è qualcosa. Quando arriva il temporale io l'aspetto qui e ripeto le parole del mio rimbomba amico. Vaffanculo, fammi un bel pippon. Tuo no, io lo so, sei una scureggia. C'è, spegniamo la torcia, no? Perché ho letto che se accendo la torcia i nemici mi trovano più facilmente. Grazie al cazzo, bei consigli che ti dà sto gioco. Possiamo fare come Assassin's Creed, ci possiamo nascondere nei cumuletti di paglia? No. Se quello lo distraiamo. Lo mandiamo per esempio lì. Esempio lì e poi lo accoltelliamo. Tu resta fermo lì. Bravo bimbo. E che faccio? Lo brucio? No, però liquido cerebrale, va bene, va bene. Poi ne avevo visto un altro laggiù. In questa casetta c'è qualcosa? C'è bottiglia. E ci sono fiammiferi, munizioni, minchia. Ah no, fiammiferi, ne posso trasportare. Ah sì. Ok, dopo ci dobbiamo aumentare il massimo di munizioni trasportabili. Stai fermo lì con quella torcia. Fermo lì. Mamma mia, ma neanche Solid Snake fa questo stealth. Il suono del silenzio. Visto? Trappola. Se io faccio il giro. Beh, prima vediamo cosa c'è qui. Stiamo sempre bassi, oh. Regà, mi è venuto da fargli uno scherzo a quello. Non potete capire. Adesso guardate, guardate. Ehi, bell'uomo. Ehi, sono qui. Dai, seguimi. Seguimi. No, no. No, perché sono andato qui? Ho sbagliato strada, no. Io volevo fare lo scherzo. No, non ti stancare. L'SLS. Te, assorta. Aspetta, aspetta. Dai, forza. Seguimi. Seguimi, bastardo. Seguimi. Seguimi.
Dai. Forza. Sono qui. Dai che mi prendi. Dai che mi prendi. Vieni qui. Dai. Dai che mi prendi. Dai che mi prendi. Sono qui. Sono qui. Non ce l'hai fatta. Oddio. No, che cosa. Che cosa epica che ho fatto. Mamma mia. Qui. Lì quello c'è il brale. Oh. Comunque, raga, mi sa che mio amico mi ha detto: perché non hai fatto la moda della sopravvivenza? Mi sa, sì, mi è stata data troppa roba. Così è troppo facile. Ma, cioè, mi sembra ci sia l'opzione per modificare la difficoltà. No, non posso. Scusate, raga, mi sembrava si potesse cambiare. Vabbè, continuiamo così per il momento. C'aveva ragione il mio amico: troppo facile così. Ok. Qui c'è un'altra strada. Vediamo un po' dove ci porta. Uole. Te. Ti brucio. Ok, basta. Puttana, però quando li brucio svaporano. Si svampano. C'è anche una casa da esplorare. Permesso. Ah, stavolta niente di si sparta. Permesso. Tu sta buono lì. Per sicurezza ti brucio. Teo. E queste casse le posso rompere? Una sì. Tre congegni. Buono. Queste? No. Qui mi nascondo. Pure i barili? Sì. Get a barrel. Trappola. Castellanos, ci serve la... Ci occorre la tua magia. Yeah. Qui. Munizioni. Prenderle? Sì, ok. Quanta roba. Andiamo per ordine. Tu bruci. Munizioni non posso. Liquido cerebrale serve sempre. Questo non posso. E mi ha dato qualcosa? No. Ok. Poi gli accendini che avevo visto all'altra casetta, adesso penso li possiamo prendere. Ah, stavolta il disisparta l'hai fatto. Quando gli gira fa il disisparta. Esploriamo sempre bene. Metti caso, lasciamo qualcosa di importante. No, come sto a ripensare allo scherzo che abbiamo fatto a quello. No, troppo bello, troppo bello. Ecco, i fiammiferi che stavano qui, per esempio. Infatti. Miei. Possiamo andare avanti. Anche questa trappola possiamo smontarla? Sì, anche questa. Ok, questa l'ha toccata, l'ha toccata. Però ce ne sono altre tre. Due. Tre. Mica sono un orso io. Io sono Castellanos. L'uomo che riesce a disattivare le trappole neanche toccandole. Un'altra trappola. Dove? Dove? Ah, vieni, vieni che ce la fai, vieni che ce la fai. Neanche questo ce l'ha fatta. Mamma mia. Te. Guarda che roba. Sì, dopo ci potenziamo a bestia. Appena troviamo uno specchio. Okay, qui siamo tornati qui. Ci potenziamo lo scatto assolutamente. Chi avevo visto infatti un'altra trappola. Meglio stare giù per sicurezza. E olè. Appena ci avranno dato la una bala. Ah, e poi mettiamoci un po' di vita. No, non è questa. E devo riprendere familiarità con i tasti. Ok. Cosa vuoi di più dalla vita? Ok, c'è cancello. Oh merda. Spiegare, 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 spi
Portarci vostra. Veniteci. Te. Ho già battuto i vostri fratellini. No, ricarica, ricarica. Te. Mamma mia. Maledetti, ora vi brucio. Vi brucio. Mi rimangono ancora 3 fiammiferi. Sì, però mi potevate... Ah, ecco. Mi potevate dare qualcosa, infatti. 3000, ci potenziamo lo scatto. Ok. Adesso, con tutta calma, apri sto cancello. Sento un uomo che sta venendo stuprato. I cancelli pure ci si mettono a spaventarmi. È ritornato il coniglietto che si avvicina piano pianetto. Voglio esplorare questa casa. E trovo un frammento di non so cosa. Frammento di mappa 3. Boh. Però droga. Droga. Ho visto un'altra cosa. Ah no, è la luce. Liquido cerebrale. E ok, sta casa l'abbiamo esplorata e possiamo andare. Aia. Voi continuate a mangiare, io sono solo un coniglietto. Piano piano, zitti zitti. No, non ci avviciniamo neanche lì. Facciamo tutto il giro. Sì, così. Fate come se io non ci fossi. Ma vedi, se ve lo dice Castellanos. Quanti so? 1, 2, 3, 4, 5. Che te se in cula. Come faccio a passare? C'è una bottiglia nelle vicinanze. C'è una bottiglia. Aspetta. E se io tipo andassi dietro e lo accoltellassi? Ah, il cuore sta battendo a 1000. Tu continua a mangiare, amico mio. Però... no! Porca puttana, via! Corri! Guarda, meglio levarsi di qui. Ma dai! Secondo te cosa cazzo stavo facendo? Ah, porca puttana! E mo? Liscio! E minchia, Bruce Lee! Buttati! Fidate! Ui! Ah, bastardi, vi ho inculato! Mirate il dito! Capitolo 2, superato! Ah, una bella rinfrescata! Oh, sempre meglio che fatti a pezzi da quei robi lì, eh! Vai con calma, tanto nessuno ci insegue. Anzi no, aspetta, ci insegue il mondo intero. Cammina da solo. Oh, come la Dead Space. Gli artigli dell'orda. Maledetti corvi. Se io sparo al corvo. Ma amore, buono sapersi. Datemi qualcosa. Sono rimasto con 7 munizioni. Liquido cerebrale.
Ci serve uno specchio. Qualcuno mi dia uno specchio. Qui, droga. No, non può. Anzi, aspetta, aspetta, aspetta. E prendiamocela. Ah, posso bruciare pure i corvi. No, se il WWF guarda sto video, sono fottuto. Mi dai qualcosa? Ok. Qui? Ah, munizioni, grazie. Ole. Ah, un altro, eh. Te, orgia di fuoco. Mi date qualcosa? Cioè, eravate in 20. No, un cazzo proprio. Cioè, piano, eh. Io non mi fiderei di una porta che si è aperta da sola. Fai tu. Ah, posso bruciare qualsiasi cosa. Te, falò. Guardarci tu, non t'avevo visto. Liscio. Liscio. Che fai? Prendi le armi da terra. Aiaiaia. Uoh, puttana. Sto finendo i colpi. Allevati. Sei per caso amico del... Granata buona. Hai almeno 100 anni. Non si sa come sia finita nelle mani di civili. Se questi li chiami civili. Teo. Bruciate in coppia, va. C'è un sacco di roba da esplorare. Però c'ho solo 2 munizioni. Un'ascia. Sì, posso prendere l'ascia. Ok, per il momento non sprechiamo munizioni. C'è bottiglia. Mi dai qualcosa? No. Piano pianino. Questo è senza testa, non credo ci possa dar fastidio. Munizioni, munizioni, grazie al cielo. Mi sono rimasti 2 fiammiferi, risparmiamoli. Che è? Un'altra trappola. Disinnescare le bombe, comandi for... X ferma l'indicatore blu, successo, rosso, fallimento. Aia. Lo specchio ci aveva ragione. Chi è il più coglione del reame? Vabbè, almeno non siamo morti. No, premo il tasto sbagliato. Posso entrare? No. Tasci vostra, oh. Via. Ok, ho fatto il piano terra. Andiamo al piano di sopra. C'ho un'ascia e non ho paura di usarla. Trappole. Disinneschiamo. Liquido cerebrale. Ecco, per esempio, sto specchio vale lo stesso. Oddio. No.
Ho sentito qualcosa di poco rassicurante e mi nascondo sotto il letto. Mamma! C'è l'uomo nero! C'è l'uomo nero! Piano piano. Apri piano. Chi è là? Dottore! No, non spari. Non dottor. Sono uno di loro. Sono un dottore, Marcelo Jimenez. Era nell'ambulanza prima dell'incidente, vero? Sì, siamo vivi per miracolo. Ha visto qualcun altro? Il mio paziente, Leslie. L'ho visto scappare via, ma... Ma? Per di qua. In silenzio, però. Perché so già che devo eliminare tutti io questi? Beh, guardi lei stesso. Quelle cose mi hanno inseguito fin dentro il villaggio. Si sono pure armati. Sono dappertutto. So tutti amici da giardiniere. Uno che zappa, l'altro piccone. Ce ne sono troppi per sparare a tutti. Uno di noi mi deve attirare lontano, l'altro aprirà il cancello. È lei che ha la pistola. Non sono e se io te la do a te? Se io te la... Mettiamo caso io te la do a te. Dottor. Ma porca, perché tocca sempre ai protagonisti fare il lavoro sporco? Vabbè, almeno c'ho. Dannato aggeggio. Che cazzo è successo? Deve azionarla se vuole farmi passare. Sì, però aspetta, prima diamo un'occhiata qui. Voglio esplorare tutto. Manovella. Adesso andiamo. Aspetta. Ricarica la pistola. E lascia. Dai, teniamocela. Sono qui! Qui! Dove qui? Ehi! Sono qui! Esatto, di qua! Ah, lei li distrae! Ah, meno male. Quel vecchio si farà ammazzare. Ma guarda, non ce ne può fregare di meno a noi. Avevo detto io... No! Forza, viecce! Viecce, te brucio! Bastardi! C'hanno le armi! No, pezzi di merda! Da quando sapete utilizzare le armi? No, io non ci riprovo, no. Oh, le fiammiferi. Ma porca puttana, perché lo devo fare io? Non me ne potevo sta a casa, non mi potevo prendere un giorno di ferie. Magari posso fare anche uno scherzetto alla gente che c'è qui fuori con quelle cose. Non mi ha dato niente, perfetto. Oh! Sento la musichetta. Infermiera! Grazie, infermiera, grazie. È sparita. Ma dai. Se non te ne fossi accorto, non è che qui tutte le cose sono normali. Guarda Castellanos. Vabbè, bloccate il video e ve lo guardate. Oh. Grazie, specchio delle mie brame. Anche se dici che sono più... Che schifo! Che schifo! Anche se dici che sono il più coglione nel reame, sei come un amico per me in questo momento. Le mostrerò qualcosa di utile. Già cominciamo con le proposte interessanti. Ok. Dove lo vuole fare? Nella sedia elettrica? Qua, è tipo da sadomaso. Ah, mi vuole portare in una stanzetta segreta. Bene, bene. Vedo che è anche ben attrezzata lì sotto. E anche se non è tutto sto grandi bellezza. Dove mi sta portando? Può stare. Te sta a portare mignotte, ecco dove. Ah, lo vuoi fare mezzo ai cadaveri?
Non ho mai provato prima, mi sembra anche un po' disgustoso, ma per lei, infermiera. Detective Castellanos. Dica. Ha una chiave come questa? Le chiavi aprono questi armadietti. Ah, le sa fa doppi sensi. Chiave, serrature. Ah, si va a cambiare? Il contenuto è tutto suo. Torni qui ogni volta che vuole. Hai capito l'infermiera? Pare tranquilla invece. Ah, aspetta, la chiave che avevamo trovato nella statuetta. Ah, possiamo aprire tutto quello che vogliamo. Però dopo che ho aperto la cassetta mi fa aprire qualcosa, qualcos'altro, diciamo, vero? Vabbè, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Ok, mi serve una decisione ponderata, meditata e attenta. Ambarbaci Cicocò, ci vuoi su com'ho, che facevano l'amore con la figlia del Totò, è ridotto assieme a Ambarbaci Cicocò e la SNH. Tu. Ah, ci danno robe. Aspetta, posso ricaricare la pistola per vedere se posso prendermi altre munizioni? Aspetta, infermiera, io vorrei esplorare un po' nei dintorni. Forse rimettendola non ho letto. Castellanos. Non sono riuscito a leggere in tempo. Vabbè, lo stoppo dopo nel video. Infermiera. Lei però mi ha promesso qualcosa. Non vorrà far arrabbiare un detective. È chiusa. Infermiera. Basta lavorare, dai. Se, le faccio un po' di luce. Ma intanto che lavora. Tanto che lavora. Grazie. Molte grazie. Dai, fate una bella lavata di capo. Abilità. Durata massima dello scatto. Ole. Danno corpo a corpo. Recupero siringa. Barra vitale. Armi. Moltiplicatore del danno. Non possiamo. Cadenza di tiro. Tempo di ricarica. Capacità del caricatore. Precisione. Danno critico. Riserva. Munizioni. Siringhe. Fiammiferi. Aumentiamoci le munizioni. Poi, bomba a mano, non ci serve. Sì, possiamo aumentarci ancora una cosa. Cadenza di tiro, tempo di ricarica, precisione, danno critico, capacità del caricatore. Ok. Infermiera, grazie di tutto. Anzi, aspetta, andiamo a riprendere munizioni. Se ci sono ancora, ovviamente. Infermiera, mi dica che ci sono ancora. Comunque ha corso pochino di più, dai. Mi dica che ci sono ancora. Sì, che ci sono ancora. Grande. Ok, adesso niente più è un problema. Infermiera, grazie, è un prossimo appuntamento. Stargate, fai il tuo dovere. La musichetta rilassante. Però se non ci fossero questi schifi. Ok, è il momento di uscire. Di lì non ci passo. Non ho molta fiducia in quei spuntoni. Neanche a questi, però devo passare almeno da una parte, no?
No! Ho sentito un suono molto familiare. No! Di nuovo lui no, Di nuovo lui no! Ti prego! No, no, no. Io me la salgo sopra. Giardiniere, è di nuovo lei, vero? Dasci sua. Che cazzo era? Porca puttana. Ah, dasci sua. Dacci vostra. Dove? Dai, forza. Guarda che bel taglio dei capelli che t'ho fatto. Uno a te. Uno a te. E uno a te. Contenti? Mi rimangono 13 colpi. Ma se io tipo provassi. Che cazzo ne sapevo che ci avevo solo un giro per farlo? Cioè io pensavo che girava finché non prendevo il blu o finché non fallivo prendendo il rosso. Ma dai. Vabbè. Adesso lo so. Stai giù. Per l'amor di Dio, stai giù. Ce n'è uno lì sopra. Che cazzo? Oh, c'è sta gente qui sotto. Volete ammazzare qualcuno? Anzi, visto che ci siamo, andiamogli a dirgliene quattro in faccia. Dove si sale? Allora, mo vengo lì e ve ne dico quattro. Vandali. Sto arrivando, Preparatevi. E questo che minchia è? Nuovo oggetto. Accecante. Dardo della balestra. Non ce l'ho sta cazzo di balestra agonia. Se me la date magari. Sento rumori molesti. Ma sta balestra agonia. Porca puttana. Cazzo, devo trovare un riparo. Un altro camper. Io credevo che solo negli FPS ci fossero i camper. Ma vaffanculo. No, di là c'è il giardiniere. Non mi ci avvicino. Devo trovare delle possibilità. E allora, se io tipo lancio una bottiglia, distrago quello lì sopra e poi me la corro verso quell'altro, tanto. Vai, 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 vai. Aia. Aia, no, 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 no. Statti. Statti. Ok. Ce l'ho fatta. Sì, però credo che ste trappole un po' me le devo lasciare se per caso incontro il giardiniere. Certo, perché tu ci credi che ci casco. E mori.
Forse è meglio se usa la siringa. Infilate la droga. Sì, però quando me l'ha data questa balestra agonia tanto nominata? Ok, cecchino. Camper di merda, l'ho superato. C'è una leva qui. Che fa? Ah, spara tutti. Dai, vai, vai. Hey, hey. Tiè, brucia. Stai. Signora, non si usa più il campanello? Viecce? Viecce? Dov'è? Dov'è? Viecce? Zoccola. Che? Fanculo la balestra agonia, finalmente... Un'arma seria, fucile a pompa. Oh, è questa la famosa balestra agonia? È... Oh, 20 anni dicono, con questi oggetti puoi fare la balestra agonia. Dardo fa la balestra agonia. Ma io non ce l'ho la balestra agonia, ora ce l'ho. E vai. Tribù di esplosivo, dardo esplosivo con balestra agonia che innesca una... All'arrivo dei nemici si può collocare sui pavimenti, muri e persino sui nemici stessi. Buono. E... Creare i dardi agonia. E uno crea dardo. Ok. Questi. Arpione. Altro dardo. Aspetta. Ma quindi. Se io tipo. Guarda quanti dardi c'ho. Ah no, spariscono subito. Mi sembrava un po' strano che mi davano tutti quei dardi. Qui dietro ci dovrebbe essere quel camper di merda. Maledetto, vai a giocare a COD. E... Ole! No, io questo non lo brucio. Però aspetta, liquido cerebrale. Ok, ci stiamo avvicinando sempre di più al cancello. Tutto rumori... Vabbè, tanto siamo arrivati al cancello. Ottimo. Ci sarà qualcosa che riesca ad aprirlo. Una motosega, magari. Io ho già capito cosa vuoi intendere. No, io ho già capito cosa vuoi intendere. Se lo dobbiamo fare, facciamolo. Giardiniere, ci daresti in prestito la tua motosega? Eccolo! Corri! No, ci sono anche i tuoi amichetti, eh? No, mi sono fatto danno da solo, che palle! No, non corre! Non corre! Sbrigati, 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 sbrigati! Aspetta, bomba a mano, bomba a mano! Aspetta, aspettiamo che rallenti, Via. Esplodi! Fottiti, giardiniere di merda! Fottiti! Che schifo è! Rubik! Bastardo, sparagli!
Oh, regà, oh. Devo assolutamente resistere. Porca puttana. Dateci munizioni. Due per il fucile a pompa. Poi un cazzo. Motosega. Porca puttana, 5.000. Sega, nei denti di questa sega non può mi accorgere, incassa. E vorrei vedere. Ok, abbiamo avuto fucile a pompa, balestra e motosega. Ora possiamo fare il culo a tutti. Piacente giardiniere, ti abbiamo rubato il lavoro. Ah. Andiamo un pochino più avanti, dai. Premi tutto. Ok, c'ho il dardo e c'ho cosa esplosivo. Ricarica qualsiasi cosa. Camionette, in serio, rega, io finirei anche il video qui, ma fermo. Vorrei andare un pochino sono più avanti. Qui. Sì, aspetti, però dottor. Agente, deve portarmi con lei. Detective. Proprio. Castellanos. Leslie. Precisiamo. Dobbiamo assolutamente trovarlo. Ma chi cazzo se ne frega di un malato di mente? Qui ci vogliono ammazzare. Capitolo 3 superato. Ah, il centro. Già. Leslie era ricoverato qui anni fa. Sarà venuto qui alla ricerca di un rifugio sicuro. Lei sa dove siamo? Questo centro è gestito da mio fratello. Ci farà entrare. Non ha risposto alla domanda. In realtà. Capitolo 4. Il paziente. Sto diventando pazzo e lei non esiste nemmeno. Ma mi piace pensare che ho ancora uno straccio di dignità e il dovere di proteggere un paziente. Lei è la legge. Vale lo stesso per lei. Sì. Diciamo che suo fratello. Sono la legge, ho capito. Ma non quando ogni persona che incontro cerca di ammazzarmi. Ragazzi, il video può finire qui e fatemi sapere con un commento qua sotto cosa ne pensate di video di 50-40 minuti o anche un'ora su Devil Waiting. E bye bye ragazzi, bye bye.